Il nostro racconto comincia a prendere forma. Un affare immobiliare, rifiuti tossici, un sindaco malato, un costruttore senza remore, una donna di potere. Due torri di 12 piani non potevano certo mettere d'accordo tutti in città. Angelo Fatibene è un altro dei protagonisti della nostra storia. Un uomo ben voluto da tutta la città, membro di spicco del comitato di quartiere, e quando seppe del progetto non ne fu affatto felice. Questo fu l'inizio e la fine di tutto. Ma che io sia diventato cieco. Eppure leggere è sempre stato il mio punto forte. Il Bosco Verticale di Monza ha presentato il progetto delle due torri nel cuore del quartiere Libertà. Opinione pubblica divisa, settimana prossima conferenza stampa. Roba da non crederci, ancora una volta un progetto di mattoni associati. Con questa giunta hanno vinto all'Enalotto. L'ingegner Boschi boccia il progetto, una farsa incredibile. E ci mancherebbe che Enzo fosse d'accordo. Questa è una porcata incredibile. Qui a due passi da casa mia, su uno dei terreni che il comitato ha difeso con le unghie da sempre. E libero poi. Lì nel campo di via Gallarana c'è il suo orto, la sua vita. Che cazzo di fine gli fanno fare? Due torri e 100 palazzi di lusso. Mattoni, il peggior tipo di pianta infestante. Devo parlarne col libero. L'Italia viva alle scelte che il presidente vorrà portare avanti. Oi, Fatibene, qual buon vento? Libero, sì, bello vederti anche per me, lo sai, però tu devi sapere che sono sicuro tu sei già al corrente, ma io... Rallenta, frenati. Guarda, sto giusto pulendo la mia prima zucca di stagione. È grande quasi quanto la tua testa. Ma che zucca è zucca? Ti porto cattive notizie. Due nuove torri e più di 100 appartamenti di lusso. Rilassati, Angelo. Vieni a vedere qui cosa ti regala la terra. Altro che mercato a chilometro zero. Allora, come pensavo, non sai. Non è una bella cera, vedo che gli anni cominciano a passare anche per te. Ma è possibile che non si riesca mai a fare un discorso da capo a coda con te? Ma guarda, il Bosco Verticale di Monza. Lo vedi cosa c'è scritto? Dice Via Gallarana. È questa, la tua casa, proprio lei, pronta ad ospitare più di 100 appartamenti di lusso. Altro che zucche a chilometro zero, qui si parla di torri. Mattoni, quel costruttore da due soldi, vede ben altro potenziale che due zucche. E il sindaco, quel povero cagnolino senza presa decisionale a stargli dietro, come al solito d'altronde. Aspetta, frena, oggi non riesci a finire una frase, e dammi qua! Sì, sì, in piazzetta, dietro all'edicola, nello spazio davanti al comune. Vengo un pochino prima, mi vedrai. Cominciamo a distribuire i volantini, il solito. Mi raccomando, porta più gente possibile. C'è bisogno di una presenza importante, di sentire voci, dobbiamo fare numero. Rumore. Non penso staranno in conferenza stampa più di mezz'ora. Dobbiamo stargli addosso, dobbiamo stargli come mosche sulla merda. Come mosche sulla merda. Sì, ti hai già informato, Maura? Sì, lo so. Quindi perfetto, ore 11 lì alla rassegna stampa sul progetto Mattoni. Il Bosco Verticale di Monza. Sì, via Gallarana, esatto. Il sindaco dovrebbe uscire per le 12. Si troverà un bel comitato d'accoglienza, vedrai. Il Bosco Verticale di Monza. Dobbiamo stargli addosso, come mosche sulla merda. Mi raccomando, puntuali, ci tengo, gli roviniamo la festa sto giro. Se hai bisogno, chiama, ok? A sabato, ciao.